Io non sono mai riuscito a andare forte, andavo sempre uguale. Te invece passi da far merdesimo a far terzo assoluto. Meglio partire per primi, Adesso hanno un concerto di trasferimento, no? Ragazzi, siamo qua, speciali stesse del giorno 3, stesse di ieri, e però sono super bagnate perché stanotte ha piovuto e il terreno è molto pesante adesso, soprattutto la superficie. La prima superficie, quando piove la notte, diventa come se formasse una patina ed è veramente fastidioso, diciamo, entrare per primi davanti. E i piloti hanno già fatto il primo cross, adesso in questo momento ne hanno già fatto, e difatti si vedeva proprio che i primi facevano molto più fatica rispetto a quelli dietro, perché entrando per primi proprio c'è questa patina sopra la ruota, il tassello non si pianta nel terreno, ma praticamente si pianta su questa patina, ma questa patina scivola sul terreno che sta sotto, che è più asciutto, e quindi c'è sempre la moto che va di qua e di là, non se la senti mai piantata per terra. E qua l'enduro sarà ancora più tecnico, cioè essendo ancora più tecnico sarà ancora più difficile da interpretare. Ci sono anche tante pozzanghere d'acqua, vedremo un po' come l'affronteranno. Intanto andiamo a dare un'occhiata a qualche linea per i ragazzi. Non è una giornata di 6 giorni, non è difficile come la giornata del mondiale, però sono 6 giorni. Sono 6 giorni in moto, quindi si fa sempre. Percorso si scava tanto, tanto di più che nella giornata di mondiale. Quindi le speciali sì, sono più scorrevoli, sono un po' più semplici, tra virgolette, e dopo fare il tempo è sempre difficile, però è fisicamente si scavano tanto. Primi la vinta Garcia, Alin, Olko. Azzari, Matti. Io ti pego. Ah!
due, Rinaldone. Rinaldone ha vinto un secondo, Macorito a 8 Scardina. Macorito, Rinaldi, Scardina. Bernardini quinto, Cristina ottavo, Cavallo nonno, Esiardo 15, Manollo 23, assoluto dopo il primo giro. Quello vecchio che c'era fuori. Secondo me 19. Meglio se fosse un po' di fuori. Complicata, piove sempre, la rottura di c***o è finita, la gara è tosta, davvero dura, buchi di fango, buchi in generale, tosta tosta. Domani cambiamo le speciali, ultimo giorno lungo, vediamo di fare il meglio possibile. Io non sono mai riuscito ad andare forte, andavo sempre uguale, te invece passi da far merdesimo a far terzo assoluto. Posso tirarlo questo? Quello puoi buttarlo finché vuoi. Dispiace perché potevo lì fare l'assoluta, perché sono arrivato sotto, l'ho passato, sono caduto, sono andato sotto e per 4-5 non ho fatto l'assoluta. Poi nel cross ho voluto spingere perché avevo Allen a 5 secondi e invece di guadagnare l'ho perso 5. È andata bene oggi, ci vediamo domani. I would have been into the test today and also in the past few days. But it's also for sure frustrating to be here but without the bike, but
It would be, like I said before, interesting to watch from outside. It's definitely easier for us when he's not in there. Imagine one more. Yeah. I'm quite fresh. Yeah, we'll see you on the track tomorrow. If only. È stata una giornata un po' pazzesca col tempo, ma bella. Magari domani new test, vediamo come vanno questi ragazzi che vanno